Sai qual è la differenza tra vetro e scarti alimentari? È facile capire la differenza e da oggi è ancora più facile fare la differenziata. A Roma la nuova raccolta differenziata comincia da casa tua. Separa i contenitori di vetro da quelli in plastica e metallo e raccoglili nelle campane stradali di colore verde. E quando finisci di mangiare, utilizza la biopattumiera domestica per dividere gli scarti alimentari dai rifiuti non riciclabili. Tra discarica e riciclo c'è una bella differenziata. Se il Natale è stato all'insegna dell'austerity con un vistoso calo delle vendite e cenoni decisamente sobri, anche questo Capodanno sarà low cost. Accantonati veglioni, ricche cene e cotillon danzanti, i cittadini del 10° municipio ai microfoni di Ostia TV informano che trascorreranno la notte di San Silvestro in casa in compagnia di amici e familiari, mantenendo però le tradizioni. Come trascorrerà il Capodanno, signora? Giocando con gli amici a carte, tombola, siamo un gruppo di amici, non mi piace andare nei locali. Che cosa si aspetta dall'anno nuovo? Speriamo che cambi qualcosa, che Renzi riesca a fare qualche cosa di migliore per il nostro paese, vista la situazione soprattutto per i giovani. Riti particolari di buon augurio? Dopo mezzanotte si mangiano lenticchie sperando in qualcosa di meglio. In famiglia, in casa. Preparerà qualcosa di particolare per il cenone? Le solite cose, lenticchie, cotechino, solite cose tradizionali, niente di che. E cosa si aspetta per il nuovo anno? Cosa spero? Spero che vada meglio, ma mi aspetto un anno peggio del 2014. E il Capodanno lo trascorreremo insieme ad alcuni amici a casa di queste persone, perché non so più tempi da pagare veglioni, eccetera, eccetera. Adesso è più carino farlo e anche più economico farlo magari in compagnia di amici dentro casa. Rispetterà qualche rito tradizionale, dallo slip rosso alla lenticchia? Sì, quello sì, perché diciamo che i valori, queste cose qui ancora si spera, si cerca di rispettarle. Quindi la lenticchia e lo slip rosso. E che cosa si aspetta dal nuovo anno? Oddio. Rispondere io. Un crollo dei politici. Un crollo dei politici. Questo è quello che ci aspettiamo. Poi andiamo avanti da soli, perché tanto qui o fanno loro o facciamo noi, la cosa non cambia. Questo è quello che uno chiede, e la salute soprattutto.